Di bere, tra 5 minuti si chiude, andiamo, coraggio, ordinate la vostra ultima birra, forza ragazzi, tra 5 minuti si chiude, andiamo ragazzi, è ora di chiudere, salve dolcezza, ti va di suonarci qualcosa? Sei un uccellaccio del malaugurio. Cos'è? Ti sei fatto male, Matti? Dai qua, fammi. Che cosa ti posso dare, amico? Qualcosa di forte. Anche a me lo stesso. Ti costerà 2 scellini in più per quel vetro rotto. Che idea balorda per mettere a quella bestiaccia di svolazzare in un pub. Si vede che non hai mai avuto un animale. Sangue! Gli piace molto il sangue, vero Charlie? E non è il solo qua dentro, se proprio lo vuoi sapere. Nessuno ha chiesto il tuo parere. No. Da dove viene? Dal castello di Musgrave. E che sarebbe questo castello di Musgrave? Una prigione? Non potevi usare parola migliore. Non è che voglio raccontare storie. Noi lo sappiamo bene. Vero, Charlie? Sangue! Sangue! Da dove viene? Dove si trova il castello di Musgrave? Non lontano. Giù in fondo alla strada. Lo vedrai dopo aver passato i vecchi cancelli di ferro. Ma cerca di non girare troppo là intorno. Non sarai ben accolto dai Musgraves, che risiedono là da secoli come signori del castello. Ma se quelle mura potessero parlare, ti direbbero cose da far drizzare i capelli in testa. Gli abitanti del luogo giurano di avere visto delle fiammelle attorno al vecchio giardino e di aver udito lamenti di anime perse nel limbo. Ma io non ne voglio sapere nulla. E non piacciono nemmeno i Musgrave, che non sono molto teneri. Uomini crudeli, Dio abbia pietà di loro, perché arriverà il giorno che imploreranno pietà. Che tu sia stato molto gentile, Jeffrey. Mia cara, non ne avevo affatto intenzione, ti assicuro. Eccellente esemplare della Corps Carolina. Tu sei una vecchia dolce anima, vero? Non voglio essere una vecchia dolce anima. Voglio essere soltanto quello che sono. Un uomo poco simpatico che non desidera permettere alla propria sorella di mettersi nei guai con un dannato americano che si diverte a farle battere il cuore. E suppongo che Philip la pensi allo stesso modo.
Philip non ha voce in capitolo. Come fratello più giovane, lui pensa esattamente a quello che penso io. Stai origliando di nuovo, Bronton? Oh, no, Mr. Philip, glielo assicuro. Ma non volevo disturbarli. Bronton, che cosa hai sentito? Vostro fratello e Miss Sally stanno discutendo, credo, per colpa di un certo capitano Vickery. Davvero? Mr. Jeffrey e il capitano Vickery si sono furiosamente azzuffati per vostra sorella Miss Sally. Ho paura che tra non molto arriveranno a battersi. Calmo. Bronson, se ti pesco ancora a origliare, chiederò a mio fratello di licenziarti. Sì, signore. Grazie, signore. Non ti interessi un po' troppo dei fatti altrui, Philip? No, non ultimamente. Bronson, eccoci. Ti stavo cercando. Sono spiacente, dottor Watson. Ma ero al piano di sopra. Nella libreria, tutta sotto sopra. Il vento ha soffiato attraverso il camino e la cenere si è sparsa ovunque. Bene, sir. Metterò subito a posto, sir. La camera è piena di fumo, i giornali tutti per terra. Notte da pazzi, Bronton. Ci siamo abituati qui a Musgrave, sir. Proprio il genere di notte adatta per il fantasma di Lady Clarinda. Vero, dottor Watson. Solo Lady Clarinda passeggia per l'ala occidentale. Nessun fantasma frequenta questa parte della casa. Io credo però che ci sia una storia. Una volta una cameriera raccontò di aver visto Sir Geroas Musgrave con la testa girata all'indietro, proprio in questa stanza. In questa stanza? Ma era una ragazza un po' vanesia, signore. Lo credo anch'io, è molto sciocca. Al massimo. Vanesia, dice... Sciocca. Sciocchissima. Però è tutto molto strano qui. Ma Bronson, il vento soffia sempre così forte. Di solito sì, sir. È un vero inconveniente. Non permette ai signori di riposare. Non più del solito, voglio dire. Tutti i nostri pazienti sono sistemati per la notte ora, Bronson. Lei dice? Certo, certo. Non è vero. Il capitano Vickery non è nella sua stanza, sir. E mi pare manchi anche il maggiore Langford. L'ho cercato verso la piscina. E non ho visto neppure il luogotenente Clavering. Veramente? Strano. Strano, sir. Comanda altro? Oh, no, grazie. Oh, sì, sì, porti via il gatto dalla stanza, per favore. Le spiace? Molto bene, sir. Buonanotte, sir. Buonanotte, brother. Aiutami, pronto. Lo metteremo qui, su questa sedia. Mi spiace moltissimo. Prendi la mia borsa, pronto. Subito, sir. Ora mi faccia vedere. Hanno mancato di poco la carotide. Sembra ferita da taglio. Prego, oh, mio Dio. È stato come un incubo. Dammi un po' di cotone a quella bottiglia. Non serve, mi credo. No, amico mio, starei a posto in poco tempo. Tornerai come nuovo. Cosa è successo? Non lo so, davvero non lo so. Stavo passeggiando poco fa. Venivo dal villaggio. Ricordo perfettamente che mi stavo avvicinando alla serra. Il vento era tremendo, quasi mi impediva di camminare. Ad un tratto fui aggredito. Quello che ricordo è che qualcuno mi ha colpito ed io sono caduto. Deve aver pensato che fossi morto. Hai idea di chi fosse? No. Beh, cioè io... Sì, sì? No, davvero. Non ne ho il diritto. Lei ha tutti i diritti, dottor Sexton. Come padrone di questa casa, provvederò che vengano fatte subito delle indagini. No, è meglio di no, se non le spiace. Dottor Sexton, il fatto che mio fratello e io abbiamo aperto la nostra casa ai malati convalescenti non ci solleva dalle responsabilità per ciò che accade qui.
Voglio dire che in particolari circostanze... Ah, Soudol, non bisogna proteggere nessuno. Tredici? È strano. Che è successo al vecchio orologio? Niente, proprio niente. Oh, sir, non ricorda cosa è successo l'ultima volta? Vostro padre fu ucciso il giorno dopo. Semplice esperimento scientifico, misura. Oddio mio, spaventare così una povera donna. Mi permette, signora? Anche i buchi nel muro, questo è troppo! Questa è proprio la goccia che fa traboccare il vaso. L'ultima, Mrs. Hudson. La prova definitiva contro Jacob Dale. Questo prova senza ombra di dubbio che, se come afferma era legato, avrebbe ugualmente potuto sparare il colpo che ha ucciso l'amante di sua moglie. Ma sparare colpi sulla mia bella tappezzeria? Entra pure, Watson. Mio caro amico, sono contento di trovarti in casa. Non ho bussato? Come facevi a sapere che fossi io, o meglio ero? Ero è accettabile, Watson, a meno che tu non sia un purista, cosa di cui dubito. Quindi ho riconosciuto i tuoi passi unici in tutta Londra. Sei arrivato in tempo per la colazione. Ci contavo, benone! Miss Hudson, mia cara, come... Sono lieta di rivederla, signore. Ce n'è abbastanza per tutti e due. Candido! Sono felice di vederti, Watson. Grazie, vecchio mio, anch'io. Siediti. Bene. Allora, cominciamo. Cosa ti ha spinto a partire dal Northumberland? Un brutto affare, Holmes. Proprio un brutto affare. Come hai fatto a capire che... Elementare, Watson. Il solo treno che arriva alla stazione di Houston a quest'ora è il Newcastle Express, proveniente dal Northumberland. Per cui, signor Cavaliere, tu vieni dal Northumberland. Accidenti. Ovvio, è vero. Elementare, Watson. Quale oscura faccenda è avvenuta ad Arleston Tower? È per questo che sono venuto, Holmes. Circa le 10 di ieri sera stavo seduto. Come fai a sapere che vengo da Arleston? Mi hai scritto che ti sei offerto volontario nel servizio medico. Con la tua esperienza, quale posto potevi trovare se non una casa che ospita convalescenti? Solo una casa del genere è stata aperta ultimamente a Northumberland ed è Musgrave Manor ad Arleston. È molto semplice. Anche un bambino ci arriverebbe. Ma non il tuo, Watson. Una cosa? Non ho mai avuto figli. Ci sono stato vicino, però... Non ti ho mai raccontato di quella vedova conosciuta a Twickenham? Sono scappato per miracolo. Ho scoperto in tempo che aveva il più formidabile scugnizio di circa 3 anni e mezzo. Sì, Watson, ma è meglio che ritorniamo ad Arleston. Allora, ah, Arleston, un posto molto tenebroso, terribile. Non avrai visto un fantasma? No, non è così terribile. I fantasmi non colpiscono la gente sul collo, vero? O forse sì. Non i fantasmi ben educati, Watson. Ti è stato ferito al collo? Il mio giovane assistente, il dottor Sexton. Quando? La scorsa notte. Hai qualche idea? Nessuna idea. Lo hai denunciato? No, non l'ho fatto. Perché no? Beh, vedi... Amico mio, vuoi forse dirmi che a nostro giudizio i poliziotti non sanno far altro che ricordare le gesta di guerra? Precisamente. Così hai pensato che fosse un'indagine privata? Esatto. Un pensiero molto saggio, Watson. Facciamo giusto in tempo a prendere il treno delle 9:30. Amico mio, non c'è fretta. Davvero? I tuoi pazienti sono tutti vittime delle fatiche di guerra. Uno di loro potrebbe persino morire. E da ciò che mi hai appena detto, c'è un killer libero ad Arleston. Santo cielo, forse hai ragione. Andiamo. Non abbiamo un attimo da perdere. Speriamo solo che non sia troppo tardi. Hai ragione, Watson. Su Musgrave Manor le case come le persone hanno delle caratteristiche ben definite. Questo posto è chiaramente spettrale. Davvero? Guarda, cos'è quello?
Solo la vecchia serra? No, no, quel cumulo di foglie. Un cumulo di foglie? Perché? Non ti sembra particolarmente strano accumulare un mucchio di foglie proprio di fronte alla porta della serra? Nessun giardiniere al mondo lo farebbe. Geoffrey Musgrave. Tutto questo è molto interessante, ispettore Lestrade. Ma posso cortesemente chiederle che cosa dimostra? Quello che voglio provare a lor signori è questo. Sextro è caduto in questo fungo. Con questa due volte. Era tramortito. Naturalmente. Il punto è che rimase fuori più di quale quanto... Quale punto? Ma questo. Chi lo ha aggredito aveva il tempo di rientrare in casa prima che ci arrivasse Sextro. Ah, sì? Sì. E questo guanto qui. Ah, sì. Questo guanto che ho raccolto prima sulla scena del delitto appartiene di sicuro a qualcuno che abita in questa casa. Capisco. Ma questo guanto è di mio fratello. Mm-hmm. Vorrebbe insinuare che ha cercato di uccidere Mr. Sexton? Chissà. L'uomo che indossava questo guanto forse avrà da dire qualche cosa. Molto bene. Mio fratello è nella sala. La condurrò io stesso da lui. Grazie. È il modo più veloce per chiarire queste assurde accuse. Andiamo. Oh, Mr. Philly? Sì? Le fa freddo per uscire senza cappotto. E prenda il mio. Grazie. Ah, oh, questo non mi serve. Oh, no. Aspetti allora. Neanche questo. Bene. Vogliamo andare? Ma che fa, Mr. Holmes? Buonasera, Lestrade. Venga a darci una mano, vuole? Sempre lieto di aiutarla. Grazie, ma non credo servirà. Perché non si avvale del dottor Watson? Signori? Questo è il mio amico Sherlock Holmes, Mr. Philip Musgrave, dottor Sexton. Molto lieto. Molto lieto. L'ho convinto a trascorrere qualche giorno con noi. Ha fatto bene, ma come vede abbiamo già qui Scotland Yard. Davvero? Peccato. Mi permetta, dottor Watson, vorrei parlare con suo fratello. Temo che sarà impossibile, ispettore. Come? Le porto brutte notizie, Musgrave. Abbiamo appena trovato suo fratello nell'agrumeto. Era morto. Non può essere. No. Attento, Holmes, se questo è uno dei suoi scherzi... L'omicidio non è uno scherzo, ispettore. Ha ragione, Holmes, non si può chiamarlo così. Omicidio, andiamo. Ora me ne occupo io, ispettore. Rientra nei miei doveri di giudice di pace. Vengo con lei. Precipitare così presto. Non scocciarmi. Strumenti chirurgici. Sai, caro Watson, credo che certi strumenti siano più piacevoli a vedersi che a toccarsi. Bel pensiero, Holmes. Ha suonato, dottor Watson? Sì, pronto. Voglio che andiate con degli uomini nell'agrumeto. Dici a me, sir. Oh, non posso, mi spiace. Solo non posso. Il mio stomaco, sa, io proprio non sopporto di vedere un cadavere. Un cadavere? Beh, io... Come sapeva che nell'agrumeto c'era un cadavere? Evidentemente stava origliando alla porta. Ci penserò io, dottor Watson. Anch'io stavo origliando. Andiamo, Brompton. Donna notevole. La governante, suppongo. Sì, una donna molto efficiente. Tale quale a Marianne Carpenter, l'assassina. Una casa straordinaria. Sì, sono d'accordo. E adesso, Watson, se non ti dispiace, vorrei scambiare due parole con i tuoi pazienti. Vorrei ricordarti, Holmes, che i miei pazienti sono proprio pazienti. Sta bene. Sono tutti uomini sani di corpo e di mente, nessun sintomo di psiconevrosi. Ah, questo l'ho capito. Beh, Holmes, anche le persone normali a volte...
Salve, Mac. Devo essermi appisolato. Mac, voglio che tu conosca un mio vecchio amico Sherlock Holmes, il capitano McKinsey. Salve. Ho sentito parlare di lei, signor. Mi piace averla svegliata. Beh, non importa. Ci vediamo dopo. Siedi, Mac, e continua a dormire. Poveraccio. Fu ferito in trincea a Yashava quando vi entrarono i tedeschi. Watson. Hai idea di come è morto Jeffrey Musgrave? Sì, frattura cranica. Holmes non può essere. Non può essere cosa? Non c'è edema, non ha perso sangue, nessuna contrazione dei tessuti. Precisamente. È stato colpito alla testa dopo che era morto. Musgrave fu ucciso con un oggetto tagliente infilato alla base del cranio all'altezza della prima vertebra. Santo cielo! Possiamo salire ora? Salve, Lanford. Salve. È stato fuori, vero, dottore? Solo fino a Londra. Ho portato il mio amico, Sherlock Holmes, il maggiore Lanford. Ci vediamo a cena. Bene. Lo spero. Lo spero. Lo spero anch'io. Scusate. Scusate. Povero Lanford, fuggito da una prigione giapponese. Esperienza paurosa. Soffre di un complesso evasione, di... naturalmente. Beh, ma è in ottima forma. Il prossimo che incontrerai è il giovane ufficiale Clavering. Un bravo ragazzo. È stato testimone delle terribili torture dei nazisti. Lui stesso le ha subite. Abbastanza naturale. Arrivo! Salve, dottor Watson. Si accomodi, prego. Mi piace di averlo fatto attendere, ma... vede, io... stavo riposando. Piacere. Questo è il mio amico Holmes. Rimarrà con noi per qualche giorno, Clavering. Le lieto di conoscerti. Piacere mio, scusi il disturbo. No, esatto. Per caso non avresti una sigaretta da darmi in solo senza? È una delle ragioni per cui sono qui. Le ho portato un po' di sigarette che le piacciono tanto. Non vanno bene? Le apra! Oh, non c'è fretta. Non c'è affatto fretta. No, certo. Andiamo? Sì, dobbiamo andare. Abbiamo molto da fare. Ci vediamo dopo. Sì, tornerò. Buonanotte. Sembrava temesse che ci fosse una bomba in quel posto. È comprensibile, ha avuto terribili esperienze in guerra, poveretto. La persona che occupa questa stanza è un ufficiale pilota americano, niente di serio. Perché è qui allora? Un po' di riposo, ne aveva un gran bisogno dopo un periodo di gran lavoro. Vickery? Vickery? Sembra non ci sia. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Sembra che manchi dall'ora del tè. Cos'è questo? Capitano Vickery, ecco il suo tè. Se è freddo non è colpa di me. Sembra opera di Brunton questa. Di Brunton? Sì, si crede un poeta, ma solo quando beve. Capisco. C'è nessun killer americano che sia un poeta? Holmes, non penserei che Brunton... Scusami. Ho solo chiesto... se c'era un killer americano che era un poeta. Dottor Watson! Dottor Watson! Oh, grazie al cielo! Calma ora, calma! Mi svegli, la prego. Mi svegli. Mi dica che è un brutto sogno. Jeffrey non può... Mia cara, ne verrà un collasso. Ma coraggio. E si siede ora. Mio fratello Jeffrey. Ucciso. Povero vecchio Jeffrey. E non gli ho più parlato dalla lite di ieri per Pat, cioè per il capitano Vickery. E ora è morto. Su, mia cara, deve farsi forza. Ma non capite. Vogliono dimostrare che Pat ha ucciso Jeffrey. No. Sì. È buffo, vero? Tremendamente. Buffo. Chi è lei? Il mio nome è Holmes. Sherlock Holmes? Sì. Sì. Allora ci aiuterà, Mr. Holmes, a parte a me. Ci proverò. Ora mi dica... c'erano dei contrasti tra suo fratello e il capitano Vickery? Questo non c'entra nulla. Può entrarci invece molto. Se lei crede che il capitano Vickery possa aver ucciso, lei è investigatore quanto lo è il dottor Watson. Oh, mi spiace. Lei lo ama molto, vero? Sono sconvolta, Mr. Holmes. Sconvolta.
Oh, la prego, mi aiuti, la prego, mi aiuti. Naturalmente, certo, l'aiuterò. No, lei non può capire. Quell'insopportabile poliziotto sta interrogando Pat proprio in questo momento. Ora, questo rastello è uguale a quello che le ha dato il giardiniere oggi nel pomeriggio, vero? Gli assomiglia. Cos'è, vuol provare che Jeffrey Musgrave è stato ucciso con un rastrello? No, sto solo... Non importa cosa cerco di dimostrare. Solo incriminare lei, capitano, ecco ciò che vuole. Non si impicci, Holmes. Ti presento Sherlock Holmes. Molto piacere. Ha promesso di aiutarti, adesso non hai più nulla da temere. È in ballo solo la sua vita, miss. Vede questo rastrello? A che cosa ha detto che le serviva? Gliel'ho detto, volevo pescare il mio cappello nello stagno, c'era caduto dentro. Oh, lo aveva in testa quando era nello stagno, vero? Per la decima volta sì. E allora come mai è stato trovato vicino al corpo? Questo non lo so. Capisco, è tutto. Oh, Mr. Holmes... Ci sono impronte sul rastrello? No, Mr. Holmes, e questo è il punto. Se Vickery lo avesse usato per ripescare il suo cappello, non si sarebbe preoccupato di cancellare le sue impronte. Non ha calcolato che qualcun altro possa aver usato il rastrello e cancellato tutte le impronte? Molto interessante, ma poco probabile. Ora ammette di aver litigato con Jeffrey ieri sera dopo cena? Lo ha minacciato di spaccargli la testa. Sì, l'ho fatto, ma lui non era d'accordo. Come l'ha saputo? No, lui no. Ho detto solo quello che ho sentito. Il capitano Vickery ha minacciato mio fratello. Giusto, Mr. Holmes, e non serve a niente negarlo. L'americano aveva un ottimo motivo e anche l'occasione. Ed il rastello è la prova tangibile che lo lega al cadavere. Bene? Venga con me. Credi davvero che abbia ucciso il vecchio Musgrave? Sai benissimo che non è vero. Piantatela voi due! Oh, Pat! Stai calma, Sally. Non fare così. Qualunque cosa accada, chiariremo tutto. Andiamo, ispettore. Oh, Mr. Holmes! Calma, calma. Ma lei non è dalla nostra parte? Sì, certo. E allora perché non fa qualcosa? Perché il capitano Vickery sarà molto più al sicuro alla stazione di polizia che in questa casa. Oh, Mr. Holmes, cosa devo fare ora? Watson, dalle un sedativo. Ma certo, ci penso. Vieni, no, cara. Insomma, andiamo. Ora è sconvolta, ma supererà tutto. Lei crede? Certo. Ha dei doveri da compiere. E domani parteciperà a un faticoso rito. Quale rito? È una vecchia tradizione di famiglia, Mr. Holmes. Sally è discendente diretta ora che io sono il capofamiglia. Accidenti. Le può servire? Ah, sì, sì, grazie. Un ago da caccia, vero? Sì. Vediamo se funziona. Domani Sally dovrà recitare una specie di formula dinanzi alla salma di Jeff, in biblioteca e alla presenza di tutta la servitù. Così va meglio. Che specie di formula? Un sacco di parole inutili, rito Musgrave lo chiamano. È un'usanza della nostra famiglia che si tramanda da generazioni. Ricorda le parole? No, assolutamente. Ma le avrà dovute pronunciare quando è toccato Jeff? Sì, è vero, l'ho fatto. Mi faccia pensare. Chi per primo lo trova, sarebbe meglio morisse. Chi lo trova dopo si gioca la testa. L'ultimo che lo trova ha il potere delle tenebre. Chi per primo lo trova, sarebbe meglio morisse. Chi lo trova dopo si gioca la testa. L'ultimo che lo trova ha il potere delle tenebre. E porta buona fortuna ad Harleston Tower. Dov'era la luce? Sulla faccia del messaggero. Dove correva così veloce? A guardare il paggio della regina. Quale fante ha superato il paggio del re sconsideratamente? E per respingere chi? Il paggio ardente del re? E allora che... Disastro. Regina. Che disastri, paggio. No, no, mi spiace, Miss Sally. Paggio, che disastri, paggio. Grazie, Bronson. Chi arriverà ora ad ucciderlo? L'alfiere sanguinario. Dove andrà? Giù oltre le tenebre.
lontano dal tuono, che scadi nel profondo. Un altro brindisi, amici cari, ancora uno. Giorni felici. Vecchio ubriacone, il padrone suona da oltre 10 minuti. Perché non gli hai risposto? Vattene via, brutta strega. Sei tu che te ne andrai via se il padrone ti trova in questo stato. E lui, presto, vai. Eccomi, sir, eccomi. Un momento, arrivo. Mr. Holmes, avanti, sir, si accomodi. Che bella sorpresa. Qui non viene quasi mai nessuno. Cosa posso fare per lei? Innanzitutto la smetta di fare quel rumore. Sì, sir. E adesso mi dica perché conosce a memoria la cerimonia dei Musgrave. Io, sir? Sì, lei. Quando oggi Miss Sully ha dimenticato una parola, lei è stato l'unico a correggerla. Ecco, sir, la ricordo a memoria. Questo è ovvio, ma perché? Sono parole che non hanno senso. E a me piacciono le cose senza significato. Grazie, Bronson. Suppongo che quelle parole abbiano un significato e che sia legato all'assassinio di Jeffrey Mann. Oh, che bella idea, se mi è consentito dirlo. Certo che può, Bronson. Può anche sedersi. Grazie, sir. Ora basta. Mi guardi. No, a me. Lei conosce il significato della cerimonia Musgrave? Io? Lo conosce? Rimarrebbe sorpreso se sapesse quante cose... Quali cose? No, non devo... Sui Musgrave? Sono chiacchiere. Molte storie si raccontano su tutti i Musgrave, nel passato e nel presente. Alcuni di loro furono assassinati, altri torturati, ma tutti sanno come mantenere un segreto. E anche io lo so. Brother! Sto suonando il campanello da più di 10 minuti. Mi dispiace, ma non suona. Forse è rotto. Ora basta, Bronson. Sei licenziato. Sono stato chiaro? Grazie, sir. Crede di far bene, Musgrave? Lasci giudicare me. Lascerà Harveston in mattinata. C'è ancora molto tempo. Il tempo. Molto, molto tempo. Per mia fortuna. Ecco cos'hai combinato, Alf Bronson. Sei contento adesso, vecchio sciocco? Che farò io senza di te? Dove pensi di andare adesso? Dove? Che cosa importa? Di nuovo. Sì. Il carattere di Mrs. Howell Smith Concesta giura che non ha visto Branton da ieri sera e tuttavia sembra non abbia il minimo desiderio di aiutarci a trovarlo. Giusto, sa dov'è come lo sappiamo noi, cioè non lo sa affatto. Sono d'accordo. Senti, ti ho detto che beveva ieri sera, non sarebbe una buona idea provare nei pub? È esattamente dove stiamo andando, Howell. Sono contento che anche tu ci hai pensato, anche se non troveremo Branton.
Temo che qua dentro non lo troveremo. Non preoccuparti, ci faremo una bella bevuta. Questa è l'unica consolazione. Signori. Salve, dottore. Non cercava noi, vero? No, infatti cercavamo... Bronton. L'avete visto per caso? L'abbiamo visto, Clavery, no? Vero? E perché avremmo dovuto... Buongiorno, Gracie. Buongiorno, dottore, che vi Una servo? Bottiglia di birra, e tu? Amaro per me. Amaro, per favore. Andiamo! Oh, davvero? Un corvo parlante. Tu sei un diavolo, vero? Sei un birbone. Andiamo! Sono un birbone! Uccelli sacri, vero? In un certo senso, e hanno un ottimo fiuto. Sentono l'odore dei cadaveri da lontano. Dovreste vedere, Charlie, quando sente qualche buon odore fuori nella strada. Andiamo a sederci. Sangue! Sangue! Hai visto il dottor Watson? Sì, è di là, signorina. Grazie. Posso parlarle, Mr. Holmes? Che succede? Philip, non riusciamo a trovarlo. Ha visto in camera sua? Abbiamo dovuto sfondare la porta, era chiusa dal di dentro. Davvero? Sì, lei deve venire, Mr. Certo, Holmes. Certo, sali, andiamo. Deve essere successo qualcosa di terribile, lo sento. Oh, quello incredibile uccello, mandatelo via, vi prego. Portala via. Via dove? In qualsiasi posto, nel tavolo, ma portala via. Philip Musgrave. Che cosa fanno adesso? Su, rispondi. Non so. Hanno smesso di parlare. Qualcuno sta camminando nel salone di sopra. Sento passi pesanti. Non c'è dubbio, Watson. Philip Musgrave ha avuto visite ieri notte. Queste impronte sono state lasciate da un uomo molto pesante o da un uomo che portava un grosso peso. Ha ragione, Mr. Holmes. Ha proprio indovinato. Il peso era il corpo di Philip Musgrave e queste orme sono state lasciate da Alfred Bronton. Questo non lo dimostra necessariamente. Oh, no. Ecco, provi a confrontarla con le sue impronte. Vede, questa è una scarpa di Bronton. Si adatta perfettamente, ispettore. Ma il fatto che ci siano queste impronte non prova che le scarpe le calzasse Bronton. E dove voleva che fossero i piedi di Bronton? Ora non ci sono. Osservi qui, Holmes, usiamo il cervello. Usiamo che? Tacciala, prego. Cerchiamo il motivo. Ecco il mio punto forte. Ora Bronton aveva un motivo. Philip gli aveva dato il ben servito, vero? Anche Jeffrey Musgrave l'aveva cacciato. E che c'entra questo? È determinante. Lo stesso metodo per i due omicidi indica che sono opera di una mano. Oh, eliminavi che era in galera quella. Va bene, Watson, va bene. Allora il colpevole Bronton, proprio come pensavo. Ma che motivo poteva avere Bronton per uccidere Jeffrey Musgrave? Motivo? Ma che importa il motivo? Ma chi si interessa al motivo? Questo caso è semplice. Davvero? Allora forse ci potrà spiegare perché queste impronte arrivano al muro e si fermano là. Cosa? Lei non ci ha pensato, vero, ispettore? C'è una sola spiegazione possibile. Ecco, ci sono. Bronton ha ucciso Musgrave proprio addosso al muro. Poi se lo è caricato sulle spalle ed è uscito ritroso dalla camera. Questa posizione non le dona molto, Lestrade. Posso aiutarla? In una casa vecchia come questa non è insolito trovare dei passaggi segreti che si aprono nel muro. È qui dentro? Venga fuori. Su, avanti. Benvenuta. Che ci fa là? Non sono affari suoi. Mi rispondo. Sicuramente cercava Bronton. È vero. Non ha lasciato la casa, ne sono sicura. I suoi abiti sono ancora nel guardaroba. Non cerchi di mentirmi. Lo ha nascosto qui da qualche parte. Non entri là. Perché no? Si perderà. Perdermi? Divertente. Si perderà, signore. Lo lasci. Ora mi ascolti. Come ha fatto a entrare là dentro? Sono passata attraverso la vecchia serra. Bronton lo conosceva? No, lui no. Mrs. Bronton, allora perché lo cerca qui dentro? Ecco, io... Sappiamo tutto del suo matrimonio con Bronton.
Lo sa che Philip Musgrave è stato ucciso? No. Lo sa Ethan che sia stato morto? No. Lo ha trascinato attraverso la serra. No, no, no. E poi attraverso il garage. No, no, mai. E ha nascosto il corpo dietro il sedile dell'auto. Non cerchi di dare la colpa. No, la do a tutte e due. L'avete fatto insieme. Eravate nella sua stanza, vi ho visti. Solo per parlare della cerimonia. Lui pensava che fosse tutto finito e allora... Ha lasciato qualche nota, qualche appunto? No, cioè... Andiamo, andiamo, dica tutto. Solo questo. L'ho trovato nel suo bagno, sotto il portasapone. Si legge male. Un altro legge. Certo, non mancano mai. Se mi verrà fatto del male, fisico o spirituale, cerca e troverai la chiave nel rito dei Musgrave. Il vecchio rito? Bisogna scoprire quel rito, Watson. È la chiave di tutta la... Un momento solo. Non parlare con Sally. Perché no? Era in un tale stato, le ho dato un sonnifero. Andiamo, andiamo. Apri la finestra. Deve esserci una copia di quel rito da qualche parte in questa stanza. Doveva impararlo, capisci? Hai ragione. Eccolo. Ne dubito. Vuoto? Sì, certo. Frugheremo dappertutto, in tutte le stanze. Non nelle stanze, nella sua mente. Cercheremo nella sua mente. Certo, ha nascosto bene quel foglio. Perché l'avrebbe fatto? Mettiti al suo posto. Tuo fratello è stato assassinato. L'uomo che ama è accusato di quell'omicidio ed è in prigione. E per giunta trova suo fratello Philip ucciso. Quale sarebbe la tua reazione? Sarei terribilmente angosciato. Sicuramente, scusami. Viene portata a casa quasi isterica. Entra da quella porta, va alla scrivania, getta i guanti e la prima cosa che vede è il rituale Musgrave, che nella sua mente è collegata a tutte le disgrazie avvenute a Darlington. Lei stessa forse sarà la prossima vittima. Deve nascondere quel foglio. Naturalmente, ma dove? Mi scusi. Era sola nella stanza prima di prendere il sonnifero? No, di certo. C'era Nora qui. L'ha messa a letto mentre cercavo la borsa. Bene. Nora? Sì, signore. Che cosa ha fatto Miss Sally quando siete rimaste sole? Beh, mi ha chiesto di prepararle il letto e la camicia da notte. Che faceva nel frattempo? Mi faccia pensare. Sì, è andata alla sua scrivania. Quando ha tolto il rito dalla borsa. E poi, Nora? E poi mi ha chiesto di chiudere le tende e di uscire. Qualcuno le aveva lasciate aperte. Lo so, e in quel momento le voltava le spalle? Certo, ma non ero molto lontana dalla signorina. Abbastanza. Quando era alla finestra, invece? Era seduta là. Seduta proprio là. Si stava togliendo le calze. Non ha mai lasciato la poltrona. La tenevo dopo. Ci sono! Ha messo quel foglio sotto al cuscino. Oh, deve aver cambiato idea. È ovvio. Lo avrà nascosto qui intorno. Che ora era quando l'hai portata qui? Non te lo saprei dire. L'orologio batteva il quarto quando sono entrata, signore. L'ho sentito bene. Questo orologio? Esattamente, signore. Può andare, grazie. È ovvio che andava bene fino alle 12:15 e si è fermato invece alle 12:20. Mm? Come Nora ha voltato le spalle, Sally ha raggiunto l'orologio. Lo ha aperto. E ci ha nascosto il rituale. È incredibile. È elementare, Watson. Elementare. Dove cade la luce sulla faccia del messaggero, ma dove corre a salvare il paggio della regina. Ridicolo. È un gioco, una filastrocca. Una cosa tramandata da secoli non può essere ridicola. Vediamo chi è elencato. Il cavaliere pallido del re. Ma cosa dici? Watson. Re, regina, alfiere e cavaliere. Mi sembra una partita a scacchi. Precisamente. Dove cade la luce? La luce, Watson. Segui la luce. Sulla faccia del messaggero. Guardalo, come una gigantesca scacchiera. Non è ridicolo. Sono termini degli scacchi e quella è la scacchiera. Il segreto degli omicidi dei Musgrave è nel pavimento. E noi, Watson, ne abbiamo la chiave. Chi è nella lista? Il pallido cavaliere del re. Cavaliere bianco del re, alfiere bianco del re. Questa mossa è sua, dottor Sexton. Io non so come si gioca. Andiamo, Bob, è divertente. Lei cominci da lì. Ora le faccio vedere. Venga. Uno, due, tre, uno.
Faggio sul Re Nero 3. No, Clavering, non vada sul Re Nero, vada più là. Ma non c'è ragione. Paggio batte paggio. A te, Watson. Io muovo a te. Bella partita, vero? Basta. Non devi ridere. Devi essere seria. Ora Clavering prende il posto del dottor Watson. Prego, dottore. Chi è venuto ad ucciderlo? Il sanguinario Alfiere. Alfiere della regina bianca, Alfiere su cavaliere bianco. Questa è la mia mossa. Uno, due. Lei si è mosso, vero, dottore? Davvero? Non credo. Temo proprio di sì. Non so, dov'ero? Al fiere del re? Giusto. Ah, sì, certo, naturalmente. Tre, quattro, cinque. Capitano, qualcosa non va? Ecco, io dove dovrei andare? Lei dove andrà? Giù più in basso. Mrs. Howell, cosa nasconde il pavimento? Vede, è solo una vecchia cantina, signore. Vi si può accedere scendendo di là. Ma è rimasta chiusa per secoli. Uno dei vecchi Musgrave ha ucciso lì suo fratello, proprio lì. Ascoltate. Ma chi è là? È Brunton. Alf sta passando di là, attraverso il caminetto. Sei lì, Brunton? Fatemi uscire! Sono io, la Lestrade! Mi sono perso! Ho fatto tutto un giro! È inutile, è sempre il solito. Lo faccio uscire di là, Miss Howell, se gli dia del latte. Venga qui, Jenny, si metta su questo riquadro. E sia ferma, non si muova. Clavering, il suo recettore dei suoni. Signori con me, presto, lì sotto. Saranno 200 anni che qui non viene nessuno. Qualcuno è stato qui, nelle ultime 24 ore. Ma è tutto pulito. Precisamente. Sui muri c'è la polvere di 200 anni. Il pavimento è stato pulito nel tentativo di cancellare le impronte. Shh. Ascoltate. È Jenny nella sala di sopra. Clavering? Il ricettore dei suoni. Oh, mi scusi. Devo trovare il punto esatto sotto il quadrato che ho segnato. Non muovetemi. Qualcuno si sta muovendo e interferisce su ciò che devo fare. State fermi tutti quanti, tutti quanti. Questo è il punto. Datemi una mano. Certo. Ecco, signore, questo lo prendo io. Sì, piano. Fate attenzione, signore. Presto, venite a vedere. Qui giace il corpo di Ralph Musgrave, cavaliere. Signore dei castelli di Aston. E il luogo era noto col nome di Aston Towers. Netherfield e Hargrave del Re. Anno domini 1539. Quello che cerchiamo è qua sotto. Questo è ciò che il rito chiama giù nel profondo.
È un sepolcro, solleviamolo. Forza. C'è qualcuno là sotto. Chi è? È Brompton. Brompton. Non lo so, restate dove siete. Chi è Holmes? È Brompton, certo. È morto? Sì. Sono ore che è morto. Ucciso. Cos'è questo? Enrico, per grazia di Dio, re di Gran Bretagna, Francia e Irlanda, difensore della fede. Che hai trovato? Nessuna chiave? No, solo un vecchio documento. E questo? E questo cos'è? Potrebbe essere uno scritto. Watson! Arrivo! Tieni un momento, scusa. Fermo. Qui vicino alla mano destra. Quei segni nella polvere. Come graffi fatti con le unghie. Sì, sì, la polvere sotto le unghie. Voleva scrivere qualcosa. Accidenti, ha scritto qualcosa. Che cos'è? Ce lo dica, Holmes. Che ha scritto? Non riesco a leggere, è troppo debole. Scusi, io ci vedo bene. Mi lasci e posso? Non muovetevi, state fermi. Questi segni non devono essere cancellati. Che vuoi fare, Holmes? Vado a prendere la soluzione chimica per poterli leggere. Non hai idea di cosa vorreste scrivere? Sì, certo. Credo che Brompton, con le sue ultime forze, cercasse di scrivere il nome del suo assassino sul pavimento col suo stesso sangue. Ah, la trade è qui. Oh, le 12. Stavo dicendo, la trade, che andrò a prendere a Newcastle i miei arnesi e tornerò domani verso mezzogiorno. Sì, mister. Nel frattempo voi sarete lontano da qui, Watson? Sì. Tu sorveglierai questa porta appena la vita. Sì, vecchio. Cosa? Ho detto appena la tua vita. Come dici tu, Holmes? Si può entrare in quella cantina soltanto da quella porta. Ma Holmes, cosa... L'assassino di Brompton è in questa casa. Sicuramente cercherà di scendere e di cancellare quei segni. Certo. La Trade ha piazzato i suoi uomini fuori e se vede qualcuno uscire... Un campo di concentramento. I miei uomini spareranno se è il caso. Ci sarò anch'io lì fuori a controllare. Bene. Sexton, lei deve vigilare la porta di Miss Sully. Si ricordi, lei rischia più di tutti. Non si preoccupi, vigilerò su di lei. Buonanotte, Holmes. Buonanotte. Ah, dottor Watson, se vuole aiuto chiami pure. Non le nascondo che preferirei avere un'arma. La mia è sempre pronta. Buonanotte, Bob! Faccia attenzione. Stai tranquillo. Strano, eh? Suona di nuovo mezzanotte. Thank you.
Fatemi uscire, capito? Fatemi uscire! Fatemi uscire! Qualcuno ha chiuso la porta! Fatemi uscire! Fatemi uscire! Che razza di scherzo è questa? Io non l'ho chiusa dentro. Le porte non si chiudono da sole. In questa casa sì. Dica un po', cosa fa lei qui? Sono preoccupato per Langford. Langford? Sì, si è messo in testa che questo è un campo di prigionia giapponese. Ha preso quella corda, si è legato e vuole uscire dalla finestra. Ma non può, ma... Gli uomini di Lestrade gli spareranno. Sarà già fuori, forse. Lo fermerò io. Sarebbe meglio di no, signore. Forse ha ragione, andiamo. Lasci che vada io. Le spareranno. Vado io. Spareranno anche a lei. Davvero? Andiamo insieme. No, non posso andarmene da qui. Lei stia qui. Vado io a chiamare Lestrade. Si ricordi, Clavering, non deve muoversi. Bene. Sono io, il dottor Watson. Sì, sì, certo. E io sono Mister Universo. Vieni, andiamo dall'ispettore. Buonasera. È inutile, gliela assicuro. Non c'è sul pavimento. Era solo un trucchetto per richiamare l'assassino di pronto. Permette? Come tutti i più sciocchi assassini d'Inghilterra, lei evita la luce. Assassino io? Forse lei dimentica che anche la mia vita è stata in pericolo. Un semplice trucchetto per distogliere l'attenzione. Ma che mi ha fatto notare che l'uomo che ha ucciso i due Musgrave ha mancato proprio lei. Una coincidenza molto strana, non le pare? A meno che, naturalmente, non sia lei l'assassino. Ma è ridicolo. E inoltre, è molto strano che lei, che è un dottore, una volta esaminati i due corpi, non abbia riscontrato la vera causa del decesso. E qual era? Un grosso ago che trapassava il cervello dalla base della cervicale alla prima vertebra. È toccato a me lo spiacevole compito di rimuoverlo dalla testa di Philip Musgrave. Lo guardi bene, è suo per caso? Non ne ho mai avuto uno. Oh, sì, invece. L'ho trovato nella sua borsa la notte che sono venuto in questa casa, dopo che Jeffrey Musgrave fu ucciso. Allora non era rotto. Solo quando ha ucciso Philip Musgrave ne ha perso un pezzo. Che sciocchezza. Perché mai dovrei andare in giro a conficcare aghi? Una bella domanda, dottore. Da che mondo è mondo, gli assassini come i matrimoni hanno sempre un movente. Ed in questo caso, invece, il movente è il matrimonio. Oh, vuol dire Miss Sally? Sì. Capisco. Così lei pensa sia stato un assassinio per precisamente. Lui. Mio caro Holmes, non funziona. I Musgrave sono una famiglia povera, lo sanno tutti. Esatto. Ma non tutti sanno quello che sa lei. È riuscito a scoprire il famoso rito dei Musgrave. Io cosa? Sì, proprio lei. Ha precisato di non conoscere gli scacchi. Quando si è accorto che aveva sbagliato mossa, ha spostato subito l'alfiere del re e per di più è tornato indietro. Oh, sciocchezze. Perché avrei mosso per poi tornare indietro? Per confondermi, per evitare che io scoprissi quello che lei già sapeva. E cioè? Il testamento che si trovava in questa scatola, che avrebbe reso Sally Musgrave alla morte di suo fratello, la donna più ricca d'Inghilterra. Cos'è questo? Non mi dica che ha trovato un altro ago. No, no. Solo un bottone. È suo, vero? Mio. Me lo dia. Grazie. Cosa le fa pensare che ero qui con Brompton? Ecco, è molto semplice. Lei ha ucciso Philip Musgrave nella sua camera. Ha portato il corpo in garage attraverso il passaggio segreto, passando per la serra, e l'ha nascosto dietro il sedile dell'auto. Però è stato sfortunato.
Bronson era là e stava smaltendo la sbornia. A causa del suo odio verso Philip Musgrave, Bronson è diventato la sua ombra. Ma lei non voleva testimoni. Lo ha trascinato qua giù con la promessa di dividere con lui il tesoro dei Musgrave. E così ha ucciso Bronson. Molto geniale, Mr. Holmes, ma manca qualcosa. Manca la prova tangibile del misfatto. Se la lasciassimo alla giuria? Potrebbe essere. Vogliamo andare? Dopo di lei. A proposito, non dimentichi la sua lampada. Ah, grazie. Mi ero fatto un'idea sbagliata di lei. Ci vuole un bel coraggio a venire qui, in questo strano luogo, con un sospetto assassino. Nella mia professione bisogna rischiare, dottore. Non volevo dividere i miei sospetti con nessuno. Non mi fidavo. Neppure del dottor Watson? Oh, soprattutto del dottor Watson. Se stasera avesse saputo le mie vere intenzioni, si sarebbe comportato in un modo così strano da farsi scoprire subito. È per questo motivo che l'ho tenuto lontano, per restare solo con lei. Questo è ciò che volevo sapere. Rimanga dov'è. Non ho alternative, Sexton. Ascolti. Non penserà di sparare. La sentirebbero. E chi? Ha sbagliato Holmes a dirmi che era completamente solo. Pensa davvero di uccidermi? Temo di non avere scelta, Mr. Holmes. Ma come ha detto... Io non ho prove contro di lei. Assolutamente nessuna prova. Dimentica l'ago e il bottone. Li porti qui, per favore. Non troppo vicino. Ora li metta nella mia tasca. Grazie. Non mi ero accorto del bottone. Chissà come ho fatto a perderlo. È davvero molto strano. Povero Bronson, non ha resistito molto. Certo, per Philip Musgrave è stato diverso. L'ago si è rotto e non ho avuto tempo di toglierlo. Ma ora li ha tutte e due. Il bottone e l'ago. Perché uccidermi? Si allontani, ma solo un po'. Contro il muro. Ora non si muova. Penso di potercela fare con un colpo solo. Sentito la confessione, Watson? Parola per parola, Holmes. Ed io ho sentito tutto il resto. Bene. Mi congratulo con voi. Bel colpo. Giusto, Holmes. È stato proprio un bel colpo. Temo di averla sottovalutata, Holmes. Peccato. Sì. Quella tenda nera era un semplice trucco, lo confesso. Ma non è stato affatto facile nascondere la mia pistola, mi creda, Sexton. Ecco perché l'ho fatto prendere la lampada. Sapevo che ci sarebbe caduto. Hai corso un brutto rischio, Holmes. Beh, dovevamo avere una confessione. E questi maniaci parlano di più quando si sentono al sicuro. Vogliamo andare? Non riesco ancora a crederci. E tu, Pat? Sembra un antico documento. È proprio un decreto. Non capisco perché i Musgrave non hanno reclamato le terre anni fa.
Elementare, Watson. Uno di loro morì senza informare del rituale agli eredi. Rimasero le parole, ma si perse il senso. Ma mi chiedo perché lo abbia lasciato là. E cosa poteva farsene? Finché suo fratello era in vita, una volta che lui fosse morto e la proprietà passata a lei, l'avrebbe sposata. Che pretese! Come poteva pensare che... Si sentiva irresistibile. Proprio così. Era un presuntuoso pieno di sé. In un secondo tempo avrebbe tirato fuori il documento. Al momento giusto, sì. E avrebbe goduto i milioni di sua moglie. Ha detto milioni? Esattamente. Guardi qui. Circa 80.000 acri del suolo più fertile d'Inghilterra. Ma non è abitato. Certamente fattorie, villaggi e persino una città giardino con molte case coloniche. Ma questo è possibile? Perfettamente, farà prima il suo corso legale. Aspetti un momento. Questa gente su quella terra ci ha speso dei soldi, ha lavorato una vita. E io prendo la loro casa. Sì. E lei crede che io intenda sbatterli fuori? Hai fatto buttare via una fortuna a Sally. Io non c'entro nulla, ha fatto tutto lei. Non l'ho influenzata, ha deciso da sola. Un gran bel gesto di cui si pentirà. Non sono d'accordo, Watson. C'è un nuovo spirito in tutto il paese. I giorni di egoismo e cupidigia stanno scomparendo. È arrivato il momento di pensare anche agli altri, non soltanto a noi stessi, Watson. Verrà il giorno in cui... prima di riempire la nostra pancia penseremo a quelli che hanno fame. E al caldo non dormiremo, se gli altri muoiono di freddo. È inutile inginocchiarsi e pregare Dio davanti ad altari splendenti, mentre altri ovunque soffrono per le loro pene fisiche e spirituali. Forse hai ragione, Holmes. Almeno lo spero. E grazie a Dio potremo vederlo quel giorno.